Allora, l'avvenimento su cui oggi abbiamo organizzato questa manifestazione è la denuncia che io ho subito. L'avvenimento si colloca dentro un percorso di mobilitazione che i sindacati stanno facendo nelle case popolari, con assemblee, nella preparazione di una grande manifestazione a settembre fuori dall'Aler, per contestare gli aumenti dei canoni e delle spese, le mancate di manutenzione, l'abbandono di tanti caseggiati e di tanti inquilini delle case popolari in condizione di abbandono e di marginalità. Stavamo organizzando l'assemblea, predisponendoci per farla nel cortile del caseggiato in via Luzzati di fronte al circolino della Malpensata, quando io sono stato coinvolto in una retata della polizia che ha preso una serie di persone, fra cui me, portato in questura, e lì sono stato denunciato perché un poliziotto dichiara di avermi visto spacciare, invece che organizzare l'assemblea, spacciare droga nel quartiere. La cosa è molto grave, adesso io ho organizzato la mia difesa legale, però la manifestazione di oggi ha il significato di denunciare una provocazione, una vera e propria provocazione, perché non può essere un errore. La mia figura è abbastanza conosciuta, soprattutto dalla Digos, e quindi avermi coinvolto in una situazione così grave e così infamante non può essere altro che una forma di provocazione nei confronti mia, ma soprattutto delle lotte e delle mobilitazioni che in questi anni in difesa del diritto alla casa stiamo conducendo e che stiamo conducendo proprio in questi mesi, in questi giorni. E quindi io sono contento che oggi c'è stata una buona risposta da parte dell'inquilinato, delle organizzazioni politiche e sociali. Si tratta di continuare, di collocare la mobilitazione contro la repressione dentro una ripresa delle lotte in difesa del reddito, della casa e contro un governo che sta utilizzando i soldi per armare le truppe di una guerra e non invece garantire il benessere e la buona vita dei suoi cittadini, soprattutto dei ceti popolari. Thank you.